Benvenuti tutti sul canale PG Passione Games, un saluto a tutti gli amici del canale e che tra le altre cose ringrazio perché si sta raggiungendo in maniera, a mio avviso, come si dice, inaspettata, la quota 500. Io l'avevo buttata lì come ruzzo, no? Di arrivare entro il 31-12 a 500 iscritti e al giorno in cui, appunto oggi che sto registrando questo video, che non coincide ovviamente con diciamo, la pubblicazione dello stesso, siamo arrivati a 498 iscritti. Ragazzi, me ne mancano due. Ora io dico, cosa ci vuole per arrivare a due? Niente, non ci vuole niente. Quindi praticamente cerchiamo in tutti i modi di arrivare al 500° iscritto e perché no, superarlo. Così perlomeno ci poniamo un altro obiettivo, un nuovo obiettivo per, diciamo, 5-6 mesi, non di più. E per arrivare ai famosi 1000 iscritti che poi ci permetterebbero oggettivamente di avere qualche beneficio insieme alle famose non so quante migliaia di ore per poter fare dirette con magari in un certo modo. Mi sembra però con 1000 iscritti si possono fare dirette col telefonino e io appunto magari, che ne so, magari mi trovo in una situazione a casa di qualcuno, a parte ora con questo lockdown la vedo difficile, però magari in un futuro prossimo, dove oggettivamente il problema del coronavirus sarà risolto, magari, che ne so, poter fare anche una diretta col telefonino, cosa che già sui social, su Facebook, la pagina Facebook possiamo fare, ma magari anche su YouTube. Potrebbe essere cosa gradita, quindi io ringrazio tutti quelli che si stanno iscrivendo, che si sono iscritti. Cliccate, seguite il canale. Allora, io è vero, apro un'altra parentesi, ne apro un po' troppine, forse, diciamo come quello, no? Che dice quante finestre apri, c'è troppo vento, chiudine qualcuna. Ma io ormai sono così anche nella, diciamo, tra virgolette, vita normale, nel lavoro. Se non faccio tante cose in contemporanea, non mi garba. E qualcuno potrà dire, ne fai troppe e ne fai nemmeno una giusta. È vero anche questo. Detto questo, Gear 5 era una delle serie che appunto avevo cominciato un po' di tempo fa, sul consiglio di Alessandro, che approfitto e saluto. So che lui è sponda qui PlayStation, ma sta riflettendo e forse, quando riuscirà, ovviamente come tutti, non avendola ordinata per tempo, quando riuscirà a averla, probabilmente rientrerà nel mondo Xbox. E questa appunto era una serie che mi ha consigliato lui e che oggettivamente è molto interessante. Poi altri amici del canale seguendo appunto le mie gesta, le gesta un po' così, l'hanno incominciata appunto a seguire e in qualche consiglio me lo hanno dato. Quindi sapete poi che il Gear 5 ha avuto una serie di aggiornamenti anche interessanti con DLC o DCL, non so come si chiama, comunque delle patch che hanno reso ancora più meglio il gioco. Io vi ricordo che sto giocando con una Xbox Serie S, scusate, no, One S, non Serie S, quindi ovviamente il gioco ha queste sue caratteristiche con questo tipo di console. Se giocate con le console di nuova generazione, ovviamente dei miglioramenti ci sono, anche se Gear 5 non è pensato, ovviamente, per le nuove generazioni. Allora, oggi volevo, tanto appunto sta caricando, ragazzi, rinnovo l'invito ad aggiungere i due iscritti per arrivare a 500 e di cliccare sulla campanellina. Si sta sincronizzando perché tanto che non giocavo, ma è velocissima la sincronizzazione, su quello la serie S, la One S, scusate, non è. Allora, questa è appunto la presentazione, è in inglese però, narratore 5 mappe, e questo appunto è con l'aggiornamento, io non c'ero più entrato dentro, e quindi magari insieme la guardiamo, la vediamo. Anzi, togliamoci di mezzo noi il faccione che si dà più noia della grande. Alziamo l'audio. Survive.
arrive above the clouds in the towering arena of Regency. Battle for your life amongst destroyed ruins and echoes from the past in River. And two more classic maps, Gridlock and Clock Tower. For Horde and Escape players, we're giving you the freedom to play the way you want. Pick your class. Questi sono gli aggiornamenti, vi dicevo. La nuova patch, ma noi continuiamo la campagna, quindi per non perderci nel... Poi magari faremo delle live sulla pagina Facebook, sul canale Twitch del DPG, che magari faremo delle missioni fuori dalla storia principale, ma valutiamolo. Questa è la Hello Star Impression Live Now Gear 5. Questa è la presentazione, ci tenevo a vederla perché è da un po' che non c'eravamo dentro. E adesso, postazione di difficoltà sbloccata, addirittura qui c'è 37 giga di installazione obbligatoria. Questa parte è necessaria per prendere l'atto dell'atto 1 della campagna. Il Bokkam, la modalità versus, però io direi grazie con Gas da papà, io rimuovi dall'installazione, no. Allora, campagna, ok. Avete visto che io non ho proprio tutto, non ho nulla, no? Ok, che volevo continuare la campagna. Vediamo se si può fare, oggettivamente. Vediamo se si può fare, perché essendoci appunto un aggiornamento molto importante. Vediamo, campagna originale, ok, sì, campagna, benvenuto in una nuova campagna, gioca campagna con molte opzioni, ah, ma allora quindi pronto per iniziare, quindi non capisco, atto 2, gioca, ah, ecco, ok, non capivo che cos'era. Allora, postazioni, noi eravamo rimasti 8-2, seleziona capitolo, vai, cambiamo capitolo, scrivere, no, allora cosa, inizia la partita, contro la rovescia, 8-2, territori selvaggi, allora, eravamo rimasti in quella caverna, se vi ricordate bene, e c'era quel mostro che ci dava decisamente fastidio, perché non si riusciva a batterlo. Vediamo un attimino se si riesce, facciamoci questa mezz'oretta in compagnia. E... solita tossina caratterizzante del personaggio che fu. Ecco, il caricamento è un pochino, poi magari, ripeto, magari sulle live scaricherò, diciamo, le patch, diciamo, di aggiornamento e magari qualche cosettina la facciamo. Tanto ritorniamo anche noi, così perlomeno... Ritorniamo, non c'è niente. Ecco, ok. Torniamo indietro. Transizione. Allora, andiamo dentro. Nuova speranza. Allora, se era dentro qui, dentro questa caverna dove c'era. Allora, intanto prendiamoci questo. No, ce l'abbiamo, diciamo. Non si vede niente qui dentro. Jack, fai luce. Perfetto. Convogli militari. L'unica operazione da queste parti è stata a Hollow Stone, quando hanno attaccato le locuste sottoterra. Può esserci roba utile in questi vagoni. Missione secondaria. Tempesta nel vuoto. Allora, io direi di andare su quelle principali. Allora, tanto interessante questo masso, eh? E capiremo il perché. Ci abbiamo una bombarella. Vediamo cosa c'è in quel vagone. Hai ordine. Assassino. Non siamo soli, Del! Torna dietro. Non c'è spazio per muoverci. Aio. Fagli cadere sotto il ghiaccio. Niente. Porca miseria, abbiamo sbagliato. Scappa. Ha sbagliato un pieno, ragazzi. Ma io, ce ne altri ghiacci. Non vedo più nulla, ce ne altri ghiacci.
indietro. No. Allora, torniamo indietro. Cicciarlo con te, dai, ce l'hai davanti lì? Ma dov'è? Dov'è? C'è più ghiaccio, c'è di là, ragazzi, l'ho messo tutto in su mano. Ghiaccio, non ce n'è più, ragazzi, quindi mi sa che sì, non ce n'è nato, non ce n'è nato, ce n'è un altro solo, ma non è facile, molto difficile. Poi non ci trovo. Thank you.
bagno, ghiaccio e pietra. Serve aiuto! Sì, sì, te lo do, un attimo. Sta filando troppo! Grazie. Non ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta e non è facile, non è facile, riproviamoci. Allora, bisogna assolutamente sfruttare il discorso, ma non è facile anche usare questo pad. Allora, innanzitutto ci sono tutti questi l'unica operazione da queste parti è stata Hollow Stone. Quando hanno attaccato le locuste sottoterra. Può esserci roba utile in questi lavori. Vediamo cosa c'è. Mostro. Non siamo soli, Del! Torna via. Non c'è spazio per muoversi! Troppo indietro. Passiamo. Facendo dare una mano da un'amica, vediamola, e cercare di superare questo ingrippo. Ingrippo? È concentrata, è concentrata. Tanto avete visto, in diretta ha accettato un saluto da uno degli affascination del canale che ringrazio. Ecco, un altro piccolo resistente. Messaggio da King Pablo, grande King Pablo, è uno degli iscritti al canale che ringrazio e che saluto, e se vedi questo video guardalo e magari dai qualche consiglio se ti piace veramente. Cosa ne pensi? Cerchiamo anche un piccolino affascination del canale. Andiamo l'X, buttalo di sotto, sfondalo, spappalo. Cosa ne pensi? È grande, l'hai ammazzato, però senza buttare giù il coso. Cario l'ha battuto. Perché porca miseria. È un promemoria per me. Forte, via. I tunnel bui. Mi ho fatto dare una mano da una grande. Idea. Andiamo avanti, dai, facciamoci questa azione. Bene, sangue però, cosa ne pensi? Ah. Eh sì, torna indietro, dai. Cosa ne pensi te? Niente. Perplesso. L'altro amico è perplesso. Allora, qui devi, no, devi perlustrare la cosa. Sì, sì, sì. Allora proviamo. Sì, sì, io perlustrerei. Facciamo questa registrazione, non siamo in tre, ragazzi, tre. Siamo in tre, non siamo soli.
meglio soli che male accompagnati. No, in questo caso qui, con questi mostri sono a giro, meglio essere... Però, praticamente c'è niente. Ah, ecco, entra dentro, vai. Corda. Tieni premuto e leggi. Oh, appunti, motivazione trivella. Sono Dan. Ho trovato degli appunti tecnici che spiegano come queste trivelle evitano di surriscaldarsi. Passiamo un po' questo. Di surriscaldarsi durante la discesa. Roba interessante. Mi tenuto così di qualcosa. Riguardano sistemi di raffreddamento per trivelle. Oh sì, facevano quelle trivelle dai terri per salto qui vicino. Premi per vedere le abilità consenti. Se la vuoi prendere. Ok, allora. Qui ci sono. Ce ne abbiamo tre. Allora si potrebbe potenziare questo. Vai. Potenziato, supporto. Cos'è quello? Quello trasparente? Quell'impulso che ti... Praticamente quanto, questo qui raddoppia la durata del... Praticamente di... Ho capito. Ma spieghiamolo a chi guarda il video. Allora, matrice di puntamento estesa. Praticamente... raddoppia la durata... delle sagome dell'impulso, cioè raddoppia la durata di quanto tempo puoi vedere una cosa che però non vedi perché magari è dietro al muro, ecco. Ah. E te lo puoi vedere meglio. Perfetto, grazie Aurix. Vai. Anche Aurix l'ho convertita al GR5 da poco, vero? Sì. Allora, abbiamo visitato la caverna, la galleria. Io chiamo caverna. Ok, usciamo e iniziamo. Tanto ragazzi siamo già a più di 20 minuti di registrazione con qualche bischerata. Magari qualche errore. Anche qui già, cioè, anche questo. Un'altra pedatina. No. Fa uscire. Checkpoint, beh. Probabile che Nuova Speranza sarà altrettanto interessante. A questo punto direi... Allora, io direi si rimonta su questo traticolo. Sì. E poi dobbiamo tornare di là. Sì. Ci penso io. Va di là lui, ora sono andato un po' indietro. Nel frattempo è arrivato anche il mio canino, siamo al completo. Il quartetto, down, down duo, terzetto e quartetto. Ragazzi, oggi puntatona, non vi faccio vedere perché ci sono bambini che sono piccoli, ma fidatevi, fidatevi che ci siamo un po', vero? Vero Davide? Silenzio. Allora, siamo nell'albero ghiacciato. Non ci fa proseguire con lo skillful, no. Quindi dobbiamo andare a piedi. Vabbè, ma tanto vedi sono allenati. Ora non c'ha più il discorso del salto. Sì, dovrebbe essere tranquillo. Aspetta, è l'accampamento di estranei. Così a notte? Pensi siano del villaggio di Oscar? Forse. Mi sono preso. Diario di Lena. Leggi, leggi. Abbiamo evitato a malapena l'assalto dello sciame alla nostra nuova casa, ma poi Freddy si è beccato una pallottola in un dannato D-bill al deposito Jameson. Che ci fate qui? Cioè Jim ormai è morto, siamo rimasti solo io e Bosco adesso. Che disastro. Ne ho parlato con Bosco, domani mattina proveremo a chiamare aiuto. Dobbiamo controllare le torri radio, inizieremo con quella più a nord, forse ce n'è anche un'altra qui. Che funziona, ma non ci sono ma non ci conto troppo. Nosco continua a chiedermi, Lena, perché ce ne siamo andati? Perché pensavano che le cose sarebbero state migliori? Non so cosa dirgli. Era veramente il diario di Lena, se c'è anche scritto. Erano del villaggio dello zio. Lena e Nosco. Vediamo più cose possibili. Il campamento è stato spazzato via e sono scappati qui. Parliamo per quest'armi. Dovremmo trovare che quali armi ci sono in questa 5 vediamo un po' come è funziona 36 armi questa prendiamo tutto, noi prendiamo tutto poi in base a quello sì, ma con quello valutare l'arma io l'arma io direi il mitra
Vabbè, ma tanto... Quello serve. È una fucilotta, non è che ti aiuta. Allora, queste sono, diciamo, delle... Cosa sono queste tracce? Oppure è erba che è spunta dal fresco? Del, qui. C'è il salto lì. Certo. Che? Vai. Ah, sì. E vai, eh? Marcus, non c'è una struttura qui. È tutta vecchia foresta. Fidati di me, è lì. Quindi Jin sa di questo. Capitolo 3, eh? Lo sapeva ogni primo ministro. E hanno fatto tutti la stessa cosa. Messo guardie e cercato di mantenere il segreto. Segreti, eh? Vanno di moda questi tempi. Fatemi sapere quando siete vicini. Controllo, chiudo. Ma siamo soli o c'è dietro Marcus? C'è dietro, aspetta allora. Qui lo cambio. E poi metto questo. Ok. Si sa mai, perché se ci attacca abbiamo la protezione e poi l'assalto però. Che... Del. Del. Tempesta si avvicina. No, non Del. La... Grandioso. Il robottino, via. Sì. Quello che come si chiama e può insomma accecarli per un pochino e quindi è più facile sparare. Chi si fiderà di te ora? Sogni? Trovo la struttura di Nuova Speranza. Ok. Granate le prenderei. Sì, ma con cambio di questa allora. Non si possa mettere nel marsupio lì? No, eh. Ecco, parte, insomma, si è fatto il campo. Attenzione. Del, Bozzoli. Strani, G.O.G., Charlie. Solo noi non siamo stati qui. Quello che dovrebbe fare lui e lei sracca. Thank you.
sì. Di qua si passa. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Sì. O quasi. Però lo sa. Dunque, che c'hai ai campi resti? C'ho 8 copie, sì, c'ha 200, vai. E anche le armi? Sì. Ragazzi, abbiamo trovato una Games veramente preparata che ci fa vedere grandi cose. Soprattutto c'ha un controllo anche. Marcus, abbiamo trovato il corridoio e la porta circolare. Sembra che qualcuno l'abbia fatta saltare. Ah, vero. Sono stato io. Me ne ero dimenticato. E adesso? Ok, cercate un altro ingresso. Il laboratorio lo riconoscerete perché è pieno di vasche di stasi. Vasche di stasi. Ma già c'è Pedro. Lui è casino, ammazzato. Sì. Devi togliere il mento. Bene, l'hai sentito, Marcus. E poi spari la testa. Ragazzi, sa tutto, lei sa tutto, sa tutto. Ma sì, perché ci sono già passato? Ah, ma lei è. Oh no, no. Sì, è duro da battere. Siamo un problema. Siamo il gatto. Sei tosto. Sorvegliante! Un bel po'. Accecante! Dio che è una i nostri amici. Venite qui! Non vive mai, se ma ti piace? Mi serve aiuto, ma che. Se continui a muoverti spesso c'è il gancio non ce l'ho più casino col fatto voglio schiaffo oggi. Accecante! Io mi manca ancora tanto di però non c'è più casco. Sì, ma addio, giù di là, no, ti fa. Ma il nostro amico mi fa paura.
anni, anni. Ma vadalo. Io cerco di scappare, ci siamo arrivati e inizia a contare. Via la mattonata. Andiamocene di qui. Sì. Ho trovato qualcosa. Solleviamolo. Ho tempo, aria. Forza, passaci anche tu, amico. Ok, non sono certo vasche di stasi. Ma che diavolo sono? Niente di buono, questo è certo. Non ho mai visto una scusa. Vediamo. Facciamo. Dove siamo? La nazione! Ci hanno visti! Aprite il quadro! Silenzio per nulla! Se no faceva nulla il nostro compagno di Marcus. Arma. Sono zombie robot. Quindi se qualcosa non piace, no. Dai, qui sono cazzi. Bersaglio abbattuto. Per vedere se c'è qualcun altro. Aspetta, c'è la luce là, vuol dire che c'è qualcuno. Io guarderei lì. C'è qualcuno, c'è la luce. Ho detto. Ho abbattuto un nemico! Le armi lì. Aspetta, che armi sono? Granata. Non ti interessa? No, non ce l'abbiamo di già. Poi quella lì che no? Aspetta, per rientrarci devo. Aspetta. No, via, prendiamole dopo quando è finito tutto, prima che ammazziamo gli altri. Preso! C'è uno lì e qui una botola.
L'hai bevuto, vero? È venuto, è bevuto, sì, è venuto. Una missione molto, molto, molto... Ma stiamo tornando indietro? Perché non c'è più niente, allora bisogna uscire. Io no, uscirei aspetta, fuori. No, aspetta, non dobbiamo andare. Codico. No, tu sei aperto, ci sono mia stati. Oh, no. No, aspetta. No, devo andare di qua. Allora, aspetta. Bello, un corridoio attraverso il gas. Ah, ma quello ti dice dove andare? No, quello lì mi protegge dal gas. È una c'è la specie mano, di scudo, eh. La mano. Sì, sì. Ok, l'altra parte. C'è altri mostri. Merda. Altri quei maledetti ergotti. Allora. Arriva lui. Attaccante! Siamo messi a... Allora, qui 49, vai, qui facciamo questo. Vai, pide anche questo. Ok. La portarella. Ha tre armi. Ci sono giù, magari va a chiedere una munizione, prendere anche lei. La portarella lì. Vai. Bloccata. Bell, aiutami ad aprirla. No, non è stato fantastico. No. Niente. Jack, facci luce. Ehi, ragazzi, come va? Tempismo perfetto, Marcus. Beh, niente laboratorio o vasche di estasi, ma siamo in una specie di prigione. Prigione? Allora state vedendo della roba che non ho mai visto. La tesora e Samson, lo scienziato capo della struttura, usava i fini dei miei soldati alla rivoluzione per degli esterni. In prigione?
imprigionava i bambini e li usava come capi. Era un manicomio. Sì, come ha detto. Cosa? Come fa a essere ancora qui? Si è conservato sotto forma di dia. Trovate il laboratorio e troverete mai. Aspetta, qui. Aspetta, già. Marcos, i GOG sapevano cosa faceva questo Miles. L'hanno fatto smettere, ma è terrore del genere. Non ci sono mai i GOG. Se ho fatto mia moglie a casa. Direttiva dei Soprani 10.345, in virtù dell'autorità conferitami come presidente della coalizione dei governi organizzati, dichiaro che tutte le attività presso il centro di ricerca Nuova Speranza devono essere terminate con effetto immediato. Quindi praticamente questo centro è stato dismesso. Il perché non si è capito? Eccolo lui. Attenzione. Analisi paziente AX3312. Prima di perdere la capacità vocale, il soggetto lamentava frequenti dolori alle articolazioni dei polmoni, oltre a lacinanti mal di testa. L'esposizione del soggetto all'immunzio è stata massiccia anche prima dell'inizio del test. Una volta che la ruggine polmonare, ha creato metastasi nel corpo del soggetto, la morte è giunta rapidamente. Praticamente qui facevano degli esperimenti. Sì, sui bambini. Assassini. Sì, proprio. Ma tra te bambini vuol dire che non ci sei con la testa. Sicuramente. Sarà qualche mostro, sì. Sembra che Niles avesse una cavia preferita. Stanza di osservazione. Te ne vado a mamma! È disgustoso. Tutto qua. Analisi paziente EV184-9. È stata esposta. Prova sopra il cervello. Sentiamo cosa dice. Devo dire che ha a che fare anche con. Allora, leggiamo. EV184-9 è stata esposta a livelli di emulsion finora considerati senza eccezioni fatali. Però non mostra alcuna degradazione cellulare rilevante. Anzi, il contrario, abbiamo deciso di isolare e osservare attentamente 26 ore al giorno. Wow. Come 26 ore? Non è di 24 ore. Vabbè. Continuando a somministrare una dose quotidiana di emulsion concentrata. E le diciamo che la sua medicina sorride quando la prende, è felice. Quindi secondo me questa ragazzina è un mostro. Ce la troviamo da qualche parte. Può darsi? Molto probabile, sì. È attenta. Però 26 ore al giorno, capisco, un giorno non è di 24 ore. C'è qualcosa non mi torna. Non so che dici meno io. Perché sennò è veramente. Hanno sbagliato. Ci sta. L'unica... Diciamo che facciamo altri 10 minuti, poi ci salutiamo. Che se diventa troppo lunghi i video, a parte le live che durano, gli altri video. Esatto. Cos'è troppo Marcos, lungo. Abbiamo trovato il laboratorio. Bene, ma è meglio se state lontani da quelle vasche. Perché? Che c'è lì? I primi arrabbiati frutti del lavoro di Miles. Si chiamano Siri. L'ultima volta che li ho visti erano un po' turbolenti. Ridiamo lì e poi chiudiamo il video, ok? Trovate Miles, dovrebbe essere vicino. Vai, ridiamo alla luce e ci trova Niles. Eccoci. Okay. Dunque, hai idea di cosa chiedere a questo tipo? Sai, sulla storia della tua connessione. Per iniziare, credo che ragazzi, il discorso dei bambini. Sentiamo, finiamo cosa dice lui. Mi sembra giusto. Ok. E poi,
Poi, che cosa c'entro io con questa storia? Allora ragazzi, diciamo che lasciamo così, anche la mia amica ha lasciato la postazione, tanto torniamo col faccione, ok, rieccoci. Allora ragazzi, vi è piaciuta questa avventura? Un'avventura che è durata più di 40 minuti, 45 minuti, spicciolo più, spicciolo meno. Siamo usciti da quella caverna, siamo andati, abbiamo fatto più missioni, abbiamo affrontato... la nostra, diciamo, ospite Aurix ci ha dato una mano, ma grossa mano, ma nel contempo oggi abbiamo avuto anche altre persone che nella complessità ci hanno dato una mano a superare diverse diciamo fasi del gioco. Se vi è piaciuto mettete un like. Intanto mentre registravo il gioco vedevo che c'erano tanti altri iscritti, siamo arrivati a più di 500, io vi ringrazio, siamo riusciti a ottenere l'obiettivo 500 iscritti entro il 31/12, anzi prima, perché bene o male ci siamo riusciti prima. E niente ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con il prossimo episodio di Gear 5, ma con tutti gli altri episodi che troverete nelle playlist nei video appunto del canale. Un saluto, ciao.